ai bambini, di queste cose qua. Sono molto all'antica, molto shabby chic anche in questo, ragazzi, sono sempre shabby io. Ciao ragazze e ciao ragazzi, è Pasquetta. Io vi ho chiesto su Instagram questa cosa di fare un nuovo video Carità Risponde, perché ne ho fatti tanti tanti in passato e adesso ero un po' di mesi che non ne facevo, quindi ho detto ma sì, ne faccio uno nuovo. E quindi vi ho chiesto di lasciarmi tutte le domande su Instagram, appunto sotto la mia foto. Mi avete fatto tante domande proprio carine, carine, interessanti. Vi ho detto sia sulla mia vita privata, ma anche curiosità in generale, consigli di vita, oppure su prodotti, rimedi naturali. E quindi anche adesso vi chiedo di lasciare tante tante domande qua sotto, così appena raggiungo 10.000 like farò subito un altro video Carità Risponde, quindi non aspetterò tantissimo tempo, ve lo prometto, ne farò un altro, che so che questi video vi piacciono tanto 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 tanto. C'è Silvia. Ciao Carlita, un bacio, ti mando un bacio. Silvia, ti trovi bene nella nuova casa? Ti sei ambientata? Ti manca la casa vecchia? Allora, queste sono belle domande, tre in una. Mi trovo bene, sì, mi trovo abbastanza bene, a parte insomma delle piccole cose che mi sto ancora adattando e devo ancora sistemare, però in generale sì, comunque mi trovo bene, mi sono ambientata, mi manca la casa vecchia, no, insomma non mi manca la casa vecchia perché comunque ci vado spessissimo, più che altro mi manca insomma ad esempio le piccole cose, comunque di stare con la mia famiglia, soprattutto mi mancano tantissimo i miei cani, quelli sì, tanto tanto, cioè quella cosa che torni a casa e c'è qualcuno che ti fa le feste, quando ti svegli, qualcuno che c'è, cioè, loro che scodinzola, tutto ciò, questo mi manca molto, anche se li vedo molto spessi, però viverli quotidianamente mi manca, quindi devo assolutamente prendermi un cagnolino, che ovviamente non andrà a sostituire loro, però insomma se posso fare bene un altro cagnolino, perché no, adottarlo, prenderlo da strada, vorrei tanto tanto, quindi salvare un altro cagnolino, perché come sapete sia Molly che Cookie comunque sono stati dei trovatelli. Poi c'è Femmina come la terra che mi chiede: che liceo hai frequentato? Io ho frequentato il liceo scientifico, non so se ve l'ho mai detto, comunque sì, il liceo scientifico, che comunque è stato abbastanza duro. Mando un abbraccio virtuale e solidale a tutte le ragazze che stanno frequentando il liceo, perché è veramente tosto. Liceo scientifico, soprattutto per quanto riguarda le materie come la matematica, la fisica, la biologia, il latino. Latino! No, madò, chi l'ha inventato il latino? Veramente io lo odiavo il latino. Tutto sommato sono contenta di averlo fatto, che mi ha dato delle buone basi per l'università. Poi c'è Giulia che mi chiede: qual è la prima cosa che faresti se un giorno ti risvegliassi nel corpo di un uomo? Bacioni, ti adoro. Ciao Giulia, ti mando un bacio grande, bella sta domanda, è troppo troppo simpatica. Se mi svegliassi un giorno improvvisamente nel corpo di un uomo, Penso la prima cosa, insomma, sarebbe quella, non so, ad esempio, di fare pipì. e di provare l'ebbrezza di fare la pipì, insomma, in un altro modo. In piedi, insomma, capitevi, non come lo facciamo noi femminucce. Sì, sarebbe quella la cosa che proverei. Poi, da piccola mangiavi sano, normale? Questa è una cosa che ho detto spesso in diversi video che ho fatto sull'alimentazione, su come stare in forma. Io diciamo che non ho mai mangiato eccessivamente troppe schifezze, neanche da piccola, perché mia mamma e mio padre comunque mi hanno insegnato a mangiare sano, abbastanza sano fra virgolette. Ad esempio mia madre non comprava le merendine, faceva ad esempio le crostate in casa, tutto in casa, non comprava mai la Nutella. Mia mamma faceva le zuppe, le lenticchie, legumi, io non le voglio le lenticchie, dovevo mangiare le lenticchie per forza, insomma tutte queste cose qua. Però comunque non è che mi hanno privato poi di nulla, perché ovviamente se volevo la busta di patatine me la compravo e me la mangiavo, quindi mangiavo tanto come adesso, comunque mangiavo di tutto, però mia mamma preferiva comunque farmi mangiare sano, perché è napoletano, lo sa, comunque sano sano non si può mangiare, che tra panzarotti, pizza fritta e tutte queste robe qua, c'è tanto ben in Dio e io non mi sono mai privata di nulla. Al XX, insomma un nick abbastanza strano, comunque ti mando un bacio grande e ti ringrazio per la domanda. Io diciamo che quando ero più piccola, andavo alle scuole medie, ero alle medie, ero una abbastanza timida, insomma taciturna, così, ero molto anche un po' introversa, così. Poi invece poi al liceo mi sono un po' più scatenata, sono diventata un po' più ribelle, insomma, davo un po' più filo da torcere ai miei genitori. Poi casomai mi farebbe piacere farvi proprio un video sulla mia adolescenza, di come ho affrontato la scuola, insomma, come ero io come carattere. Comunque non ero assolutamente un carattere come adesso, facile e domabile, ero abbastanza, insomma, pazzerella, e quindi ero un po' irrequieta. Però alle medie no, alle medie ero più tranquilla. Poi al liceo un po' mi sono un po' più
più scatenata. C'è Claudia che mi chiede: qual è la tua passione dopo YouTube? Mi saluti? Certo, Claudia, ti mando un bacio grande. La palestra, quindi andare in palestra, tenermi in forma, fare attività fisica, ma anche cucinare è una mia grande passione. Comunque ho tante passioni, e ovviamente quella più grande è YouTube, però ce ne ho tante tante, anche fare tutte le cose fatte in casa, fai da te, cucinare, ma un po' di tutto mi piace molto, quindi realizzare, creare le cose creative mi piace. Poi c'è Alice che mi chiede, sempre una cosa di me da ragazza, quindi penso che se lo volete il video, io penso che lo volete, fatemelo sapere con tanti pollici in su, ve lo faccio, di me, la scuola, come andava a scuola, tutto questo magari può essere anche di incoraggiamento. Mi chiede: a scuola come andava? Ero una ragazza studiosa o non studiavi? Mi saluti, mi chiamo Alice. Bacio grande ad Alice. E allora sì, io a scuola diciamo che andavo bene, me la cavavo, però diciamo studiavo molto poco, devo essere sincera, studiavo molto molto poco, studiavo l'indispensabile per andare avanti, proprio tipo prima dell'interrogazione, prima del compito studiavo sbagliatissimo, e andavo là, mi portavo a casa la sufficienza, il 6-7, poi dipende anche dalla materia, però sì, studiavo. Invece poi all'università sono cambiato un po' le scene, perché all'università invece andavo proprio bene bene bene, infatti comunque avevo sempre voti alti, e anche là però devo dire, rispetto alle mie amiche, le mie colleghe di università, non studiavo tantissimo come loro, studiavo ma non tantissimo, cioè non ho che la notte non dormivo per studiare, no, assolutamente no, però mi andava sempre bene, perché quando andavo a fare l'esame, cioè, se bastava, mi davano tutti, perché c'avevo sempre un pochino di culo, insomma di fortuna. Poi secondo me non era fortuna, era saper, è molto importante quando tu devi fare un esame, quando vai a scuola l'interrogazione, l'esame, far capire al professore che tu sei sicura e che tu hai studiato, che tu sei padrona di quello che stai dicendo, davvero è importante. Cioè se tu vai all'interrogazione tremolante spiacci una parola ogni 10 minuti, questo ovviamente ti penalizza. Se invece tu vai tutta spedita, inizi a parlare, tu libera magari di quello che stai dicendo, un 10% ha senso, tutto il resto sono così parole a bambera. Però il professore rimane colpito da questa cosa, perché vede che tu insomma sei sicura di quello che dici e di come lo dici, e ovviamente fa una bella impressione. La prima cosa importante è studiare, però è importante anche come ti poni, se c'è una bella parlantina, insomma tutto ciò ti aiuta veramente. Poi c'è Ross che mi chiede: come hai superato le prime delusioni d'amore? Allora, diciamo a me quando ero proprio più piccolina, adolescente insomma, perché là secondo me sono le delusioni che ti danno un po' le batoste, no? Anche se sono storielle così, però comunque ci rimane proprio male. Me ne ricordo una proprio che rimase proprio malissimo, cioè non stavamo da tanto tempo assieme, però sta cosa di essere lasciata e senza neanche poi una reale motivazione, quando poi tu non te l'aspetti, è veramente una batosta. E anche se sei piccolina, non lo so, ti sembra che tutto attorno a te non ha senso e ti senti di una tristezza proprio grande, una tristezza proprio profonda, è troppo brutto. Quindi io vi capisco, e non bisogna insomma sottovalutare gli amori delle ragazzine piccoli, perché comunque ogni età ha i suoi amori e ogni delusione d'amore può essere veramente grande, come io mi sentii quella volta. Quindi vi capisco ragazza, io per superare questo ovviamente stavo con le mie amiche, però in quel momento avevo voglia soltanto ovviamente di stare triste e di non fare nulla. Poi devo dire la verità, il tempo aggiusta tutto, quindi datevi del tempo e il tempo aggiusta tutte le cose, perché comunque bene o male te la dimentichi quella persona, vai avanti. E circondarsi da amici, fare delle cose, buttarsi nello studio, negli hobby, la palestra, le amiche, uscire, queste cose qua. E anche se è difficile farlo, comunque il tempo, inevitabilmente il tempo sempre aggiusta tutto e vi dimenticate. Poi c'è Rowally che mi chiede: ciao Carita, dal 2014 ho iniziato a fare le nel rosso la Sonia. Ora mi sono stufata del rosso e vorrei tornare al mio colore naturale. Hai qualche consiglio per darmi per far scaricare di più le nè? Grazie, un abbraccio forte. Ti mando un bacio grande. Allora, tu ti sei stancata dei capelli rossi, fare ad esempio qualche impacco di indigo, quindi di nè nero. In questo caso sicuramente vai subito a smorzare il rosso e a tornare tipo a un castano. Ti avvicini più facilmente a diventare un castano. Adesso non mi hai detto tu di che colore eri prima, però sicuramente se hai un rosso molto forte,
forte, facendo un po' di indico, smorzi il rosso e quindi almeno che non devi vederti sempre questo rosso nei capelli. Comunque il modo migliore ovviamente per far scaricare il rosso è quello ovviamente di fare dei lavaggi, lavare i capelli e fare anche degli impacchi, perché ovviamente gli impacchi, sia per esempio di indigo, ma anche di NN neutro, oppure anche l'AMLA, ma anche impacchi fatti con olio, miele, queste cose qua, ovviamente portano via comunque un po' di pigmento dai capelli.